conoscere le sorti del Crescent, la struttura progettata da Riccardo Bofill e che sorge sul lungomare della città di Salerno, occorrerà attendere ancora. Forse un mese e finalmente potrebbe scriversi la parola fine ad una vicenda che dura da anni e che a colpi di ricorsi vede contrapporsi gli ambientalisti di Italia Nostra e del comitato No Crescent, l'amministrazione comunale di Salerno e la ditta esecutrice dei lavori. L'udienza tenutasi ieri dinanzi al Consiglio di Stato è durata circa un'ora e mezza. La discussione tra le parti si è concentrata su diverse argomentazioni già lungamente esposte in questo periodo di contrapposizioni, tra queste l'autorizzazione paesaggistica, la mancata sdemanializzazione dell'intero comparto interessato dei lavori, la deviazione del torrente Fusandola, le presunte carenze nelle verificazioni espletate dagli ingegneri della Sapienza di Roma. Italia Nostra e Comitato No Crescent, come si legge sull'edizione odierna del quotidiano La Città di Salerno, hanno chiesto un rinvio alla luce dei nuovi elementi oggetto dei motivi aggiunti protocollati tra agosto e la prima decade di ottobre, pretendendo che venisse messo nero su bianco sulla mancanza dei termini a difesa. Linea durissima invece per il legale dei fratelli Rainone, che ha invitato il collegio a mettere una volta e per tutte la parola fine a quella che si è trasformata in una via crucis amministrativa, chiedendo tra l'altro una sentenza esemplare per lite temeraria nei confronti di Italia Nostra accusata di abuso di processo. Amministrazione comunale e società costruttrice quindi hanno messo in evidenza il rispetto delle verifiche imposte dal Consiglio di Stato nel corso degli ultimi 6 mesi, sostenendo che le verifiche urbanistiche hanno dato esiti positivi, lo stesso risultato ottenuto da quelle del Genio Civile ed è lo stesso per i rilievi effettuati dall'autorità di bacino. Si attende ora una decisione che però potrebbe ancora non arrivare, poiché il collegio potrebbe disporre un'ulteriore istruttoria prima di mettere la parola fine alla vicenda.